Io direi ormai questo sodalizio è assodato, questa collaborazione fruttuosa che poi sta portando, diciamo, grazie anche a Casa dell'Energia come cassa di risonanza, verso una transizione ecologica di Arezzo, se è possibile parlarne. Sì, noi ringraziamo Fabio sempre perché con la sua gestione di questo bellissimo ambiente la Casa Energia sta centrando la sua ragion d'essere, no? Essere un hub, un contenitore capace di valorizzare tutte le tematiche connesse all'ambiente, all'energia, alla sostenibilità in generale, che oggi per fortuna nostra sono diventati temi centrali di questa transizione. È stata la Casa dell'Energia di Arezzo ad ospitare la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno completato il biennio di studio e formazione per i corsi di tecnico superiore risparmio energetico nell'edilizia sostenibile. Dà un'opportunità vera ai ragazzi della nostra provincia per avere una formazione d'alto livello specializzata che vada incontro alle reali esigenze delle aziende del nostro territorio. Noi abbiamo la fortuna di avere delle eccellenze anche nel settore dell'energia e dell'ambiente. Sappiamo quanto sia difficile oggi orientare i ragazzi verso dei corsi, anche post diploma, che siano funzionali poi alla loro opportunità di lavoro. In questo momento riusciamo finalmente con questi corsi a mettere insieme il bisogno di una formazione di livello, ma l'opportunità certa nel mondo del lavoro nel nostro territorio. Anche per il biennio 2021-2023 l'ITS propone 3 corsi di specializzazione tecnica post diploma declinati sui temi della mobilità sostenibile e smart city, dell'efficientamento energetico e della digitalizzazione dei processi industriali, trasformazione e distribuzione dell'energia dalle fonti rinnovabili e riutilizzo delle materie prime per la produzione dell'energia. Stiamo vivendo una transizione economica. Non solo e non tanto una crisi, il Covid, la pandemia ha accelerato tutto questo, si stanno perdendo e si perderanno milioni di posti di lavoro nel mondo, ma ne nasceranno di nuovi, a patto che saremo in grado di cogliere la sfida formativa che aumenti le competenze per un verso e che resetti, riformi, formatti del tutto le competenze in un'altra fascia ampia di inoccupati. Con ITS ci occupiamo di giovani e quindi di una fascia post diploma tra i 19 e i 29 anni, con l'Academy Nascitura che è di proprietà di ITS ci occuperemo anche di quella parte del mercato del lavoro che appunto andrà a sostenere la transizione occupazionale legata alle transizioni economiche che stiamo subendo e godendo.